Io non attacco soltanto la formula della relatività generale di Einstein. Questa volta voglio prendere le difese, difenderla a spada tratta, dicendo fino a che punto ha ragione e dove comincia il suo errore, il suo torto. Perché, secondo i suoi calcoli, ha ragione. L'energia è la capacità di fare moto, di fare lavoro. Nella sua relatività generale, quando Einstein partì da soggetto relativo della massa, egli immaginò che fosse un corpo la cui esplosione non era in causa. Ora, poiché una massa può solo spostarsi in linea quando è in movimento, Einstein la mosse come la velocità della luce, la velocità c. Essendo essa anche la velocità del magnetismo che è inverso alla velocità elettrica, all'aspetto elettrico della luce. E fino a qui va tutto bene. Ma questo non è il contenuto totale dell'energia di quella massa, perché essa non esplode, ma solo si muove nel suo corpo in stato conservativo. Quando una massa rimane nel suo corpo, è tale da essere nelle condizioni regolate dal primo principio della dinamica, che regola lo stato conservativo. Anche l'energia può esistere nello stato conservativo, esistendo in questo modo solo in potenza di esistere, se entra in atto il tempo e l'energia diviene una massa nella sua reale azione in atto durante il tempo. In questo stato di cose, nella formula E uguale mc2, noi abbiamo che la massa m è espansa per la superficie unitaria di 1 m². Alla grandezza assoluta, 16, della carica elettrica, che è in atto nella sua dimensione assoluta perché è posta come esponente della base 10, che è il ciclo 10 imposto 2 secoli fa ad ogni unità della fisica. Noi possiamo capire che Einstein, calcolando l'energia come una possibilità esistente solo in possibilità di esistere, questa infatti è l'energia, sta escludendo la possibilità di attivarla come una massa, dal momento che questa area ha l'ampiezza reale del quadrato di 299.792.458 metri, una superficie che contiene la massa in una condizione stazionaria. Ma tutta l'energia è tutta quando entra anche in azione come massa, in modo che Einstein, nella sua formula, è perfetto nella quantificazione dell'energia allo stato conservativo, ma non comprende il contributo del secondo principio della dinamica quando esso tira in ballo la forza
considerabile come la massa, la forza di quell'energia. Io ho fatto un calcolo, ho preso la superficie che dovrebbe essere, se contiene veramente tutta l'energia, tutta quanta, ed è quella relativa a 300 milioni di metri cubi che sono poi messi in relazione alla sola area, sono 900 e rotti quelli che sono. Ho diviso il valore al quadrato di 300 milioni con il valore che ha la luce quando è misurata realmente e sono solo 299.792.458 metri al secondo. Dalla divisione di queste due quantità aventi le stesse dimensioni viene fuori un puro numero mancante. Non ci sono dimensioni perché le abbiamo divise l'una per l'altra. E il numero è quello che ho diversificato. C'è 1 e c'è la somma di una quantità decimale che è ottenuta come la potenza di 721,995362160 fino alla dimensione atomica. Ora, 1 è lo spazio dell'unità, invece la potenza alla meno 1 è il tempo dell'unità ed è un tempo che dipende da quel numero lì posto a denominatore ed è esattamente 721,995362168 fino alla dimensione atomica. Questo è la quantità di tutti i vincoli unitari che esistono e lo possiamo constatare. Infatti, 700 è l'area, quella totale del flusso poggiata sul ciclo 10, 10 al quadrato, che si muove nelle tre linee di X, Y, Z. Z nel totale 10 al cubo, ossia nel 1000, si muove per il residuo 700, quindi 700 valore intero è tutto il movimento del volume che ha come area 10 al quadrato e ha l'unità di ogni componente x, y, z, sono 3, quindi diventa 300. Questo 300 nel 1000 avanza interamente di 700. 21 è il movimento unitario. Il movimento di 3 nel 10 è 7, quando è espresso nell'asse x, nell'asse y e nell'asse z vale 21. Quindi 21 sta quantificando l'unità del movimento. Poi andiamo nei decimali. Abbiamo 995 millesimi. Ora sappiamo benissimo che il millesimo è l'unità della massa presente nel metro cubo. Qui ne abbiamo 5 che si muovono nel metro cubo, tanto che si muovono solo per 995. E 5 è proprio la quantità che connota l'elettromagnetismo, perché esso è 10 alla 5 nel 10 alla 10 di un metro. Però noi lo vediamo come il logaritmo di 10 alla 5 e lo declassiamo a 5 e questo 5 si muove nel 1000 esattamente di 995, quindi quello tutto il movimento elettrico o magnetico. Lo 0,00036 che si presenta alla dimensione 10 alla meno 5, proprio quella dell'unità dell'elettromagnetismo,
lo evidenzia nella quantità 36, che è proprio il fronte elettromagnetico dato dal 3 più 3 elettrico e magnetico che si esprime al quadrato. La dimensione che viene subito dopo, io ve la mostro in dimensioni atomiche, sono 21.000, sono le stesse 21 che avevamo visto sopra, che sono il 7 più 7 più 7, che si presentano come l'unità della massa atomica, ossia a livello di 1000, e quindi sono 7 più 7 più 7 a livello di 1000 unità di massa atomica. Poi c'è il 600 in masse atomiche, che sono il 3 più 3, la quantità complessa dello spazio, nel ciclo 100, che è quello dello spazio complesso 10 al quadrato. Quindi 600 è il vincolo unitario a livello di dimensione atomica. L'ultimo valore, che è 8, è proprio l'unità complessa data da 2 al cubo, che va da meno 1 a più 1 come base, e si presenta come un volume di 8 unità atomiche. Quindi abbiamo visto e controllato che questo è proprio tutto il vincolo geometrico che esiste, mettendosi come denominatore dell'unità, determina il tempo assunto dall'unità. E quindi questo tempo è esattamente la quantità che abbiamo visto carente in quel che misuriamo ora. Ossia, cosa vuol dire? Che manca proprio lo spazio-tempo del movimento, perché Einstein ha calcolato la condizione stazionaria della massa in quel metro quadrato al secondo quadrato e non ha calcolato il movimento, perché avendola calcolata stazionaria la massa non si sposta, non va a destra o va a sinistra, ma rimane ferma e bloccata solo nella superficie, lavora solo come una questione in potenza di lavorare, lavora proprio esattamente come energia. Infatti quando Einstein ha cercato l'energia ha cercato questa quantità in potenza di lavorare, e sotto questo aspetto è stato corretto, è arrivato a un risultato esatto. Ma è qui che Einstein non ha ragione, ma al contrario ha torto, perché egli partì, come affermò proprio lui, dalla considerazione che l'energia è la massa. Partì da questo uguagliare l'energia alla massa per ottenere la sua famosa formula. Ma a conti fatti egli ha conteggiato solo l'energia e non anche il suo essere massa, perché se lui considera l'energia come la massa, deve considerare non solo lo stato stazionario nell'area, ma anche il suo moto, che è uno in un verso, quello dello spazio, ed è il quadrato, ed è il valore inverso dei vincoli, come il tempo, vincoli che abbiamo calcolato nel modo esatto. E di conseguenza, avendo egli trascurato la massa, ha calcolato solo l'energia e non anche l'energia quando, entrando nel tempo, avrebbe assunto anche la forma della massa. Di conseguenza, mancando proprio la forma della massa, la energia risultante dalla sua formula non è tutta l'energia, perché tutta l'energia c'è quando essa ha le due forme, dell'energia e della massa.